Buonasera e ben ritrovati al TG 2000. Benvenuti cari amici. Quando nella storia della umanità viene questo fenomeno del pensiero unico, quante disgrazie. Il secolo scorso abbiamo visto tutti noi le dittature del pensiero unico che hanno finito per uccidere tanta gente. Il Papa nell'omelia a Santa Marta condanna così tutte le ideologie di ogni genere. E oggi l'incontro anche con i rappresentanti dell'Università Gregoriana, l'Università dei Gesuiti, dove hanno studiato tanti papi e uomini di Chiesa. Allora vediamo subito in diretta da San Pietro Michele Sciancalepore. Buonasera Michele. Buonasera a te Letizia e Leonardo, eccomi qua in diretta da San Pietro per riferirvi su questa che è stata un'intensissima giornata di Papa Francesco, che si è aperta, come detto bene, come di consueto, con la celebrazione questa mattina nella cappella della Domus Santa Marta. In questo giovedì di Quaresima che precede la Domenica delle Palme, il Papa nella sua omelia ci ha offerto una riflessione sulla quale vale davvero la pena di meditare. La dittatura del pensiero unico uccide la libertà dei popoli e delle coscienze ed è un pericolo che viviamo anche noi oggi, ha detto il Papa, ed è anche la conseguenza di un dramma, cioè l'avere il cuore chiuso che chiude la mente e non lascia spazio e posto a Dio. Ma a tale proposito seguiamo insieme il servizio che ha preparato per noi il collega Fabio Bulzetta. Oggi c'è la dittatura del pensiero unico e questa dittatura è la stessa di questa gente. Prende le pietre per lapidare la libertà dei popoli, la libertà della gente, la libertà delle coscienze, il rapporto della gente con Dio. E oggi Gesù è crocifisso un'altra volta. Papa Francesco trae spunto dalla prima lettura del giorno. Nella Genesi Dio promette ad Abramo di renderlo padre di una moltitudine di nazioni, osservando la sua alleanza per generazioni. Secondo Francesco lo sbaglio dei farisei è l'idolatria del proprio pensiero, di fronte a cui dobbiamo pregare e vigilare. E quando nella storia dell'umanità viene questo fenomeno del pensiero unico, quante disgrazie. Secolo scorso abbiamo visto tutti noi le dittature del pensiero unico. Che hanno finito per uccidere tanta gente, ma nel momento nel quale loro si sentivano padroni, non si poteva pensare altrimenti. E oggi il Papa ha lanciato un tweet dal suo account Pontifex, si tratta del numero 300 per l'esattezza, ed è tratto dall'Evangelium Gaudium, cioè l'esortazione apostolica pubblicata nel novembre del 2013. Dice così questo tweet: Gesù ci insegna a non vergognarci di toccare la miseria umana, di toccare la sua carne nei fratelli che soffrono. È un invito sempre all'insegna della carità fraterna. Papa Francesco lo ha rivolto ai professori, ai studenti e anche al personale non docente della Pontificia Università Gregoriana, del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale, ricevuti nell'aula Paolo VI oggi in Vaticano. Molti consigli del Santo Padre ai teologi e ai filosofi, anche un'immagine efficace e significativa, mente aperta e in ginocchio. Ma seguiamo allora insieme l'analisi su questo incontro che ha preparato per noi Cristiana Caricato, vediamo. L'aula Paolo VI stracolma, studenti, professori, teologi ed esegeti popolano l'incontro che Papa Francesco ha voluto con la Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto Biblico, l'Istituto Orientale. Strutture accademiche affidate alla Compagnia di Gesù, a cui appartiene anche Bergoglio, dai predecessori dell'attuale pontefice. Clima festoso, quasi familiare, in cui Francesco parla senza mezze misure, tratteggiando i compiti delle università. È importante che tra di esse si sviluppino la collaborazione e le sinergie, custodendo la memoria storica e al tempo stesso facendosi carico del presente e guardando al futuro.
La giornata di Papa Francesco, vi dicevo in apertura di collegamento, è stata intensissima. Infatti oggi ha anche incontrato nell'aula magna della Pontificia Accademia delle Scienze i partecipanti alla conferenza internazionale dedicata al tema della tratta degli esseri umani. E non solo, ha anche incontrato e dialogato con quattro giovani straniere, quattro ex prostitute vittime di questa terribile piaga, e le ha incoraggiate a superare le ferite e i traumi del passato. Ecco, voglio avvisare i nostri telespettatori che proprio su questo tema e sulle parole del Papa torneremo in chiusura di telegiornale con un ampio servizio, quindi è il caso di dire più che mai non perdeteci di vista. Da San Pietro è tutto, a voi Letizia e Leonardo. Grazie Michele, buon lavoro. Parliamo adesso di una storia di cronaca che ha turbato e commosso tutta Italia. Stiamo parlando della morte di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra, uccisa quasi 4 anni fa. Oggi la notizia è che si è sulla buona strada per arrestare l'assassino. Ci spiega tutto Luciano Piscaglia. Una compatibilità genetica superiore al 99% riapre le speranze di trovare l'assassino di Yara Gambirasio, la ragazza tredicenne di Brembate Sopra in provincia di Bergamo, uccisa il 26 novembre 2010. L'esame del DNA ha confermato che Giuseppe Guerinoni, autista di autobus a Digorno, morto nel 99, è il padre del killer, denominato Ignoto 1. A fugare ogni dubbio, la scienza, i raffronti dei materiali biologici eseguiti dagli anatomopatologi hanno infatti fugato ogni dubbio sugli accertamenti già fatti in precedenza. Il codice genetico di Guerinoni è compatibile quasi al 100% con quello rilevato da una macchia di sangue ritrovata su Yara, rinvenuta a pochi chilometri da casa a Chignolo d'Isola 3 mesi dopo la sua scomparsa, avvenuta poco dopo che la ragazza era uscita dalla palestra di Brembate dopo un allenamento. Il risultato degli esami sarebbe già nelle mani dei magistrati. Appurato che il killer di Yara è davvero il figlio illegittimo dell'autista, il problema resta quello di rintracciare la madre. Stando ad alcuni interrogatori di ex colleghi, a metà degli anni 60 l'uomo avrebbe confessato di aver avuto una relazione extraconiugale con una donna della Val Seriana, ma finora tutti i tentativi di risalire a lei e quindi al figlio, il killer senza volto, non hanno avuto esito. In attesa di conoscere le motivazioni della consulta in merito alla sentenza che consente la fecondazione eterologa, la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana mette in evidenza alcuni nodi problematici che suscitano dubbi e preoccupazioni sotto il profilo antropologico e culturale. In primo luogo, si legge in una nota, viene affermato un non meglio precisato diritto al figlio o diritto alla genitorialità, con rischio di confondere o peggio identificare il piano dei desideri con il piano dei diritti, sottacendo che il figlio è una persona da accogliere e non l'oggetto di una pretesa resa possibile dal progresso scientifico. In secondo luogo, prosegue la nota, si assume come parametro di valore un preteso diritto individuale, sganciato da qualsiasi visione relazionale. In questo modo si trascura tra l'altro il diritto del figlio a conoscere la propria origine biologica. Quindi si cambia, si snatura il concetto e l'esperienza di paternità e maternità, che sono elementi preziosi per l'unità profonda ed inviolabile della coppia. E infine, conclude la nota della presidenza della CEI, si determina un pericoloso vuoto normativo nel quale rischia di essere legittimata ogni tecnica di riproduzione umana. La cultura giuridica non dovrebbe semplicemente avvalorare il dominio della tecnoscienza, ma porsi la questione del senso e anche quella del limite. Infatti, come la storia ha dimostrato, non tutto ciò che è fattibile giova al genere umano. È un'altra vicenda molto delicata che sta accendendo il dibattito pubblico. È quella riguardante la sentenza del Tribunale di Grosseto che impone al Comune della città toscana di trascrivere all'anagrafe l'unione tra due uomini, un'unione celebrata il 6 di dicembre del 2012 negli Stati Uniti. Il procuratore capo di Grosseto, Francesco Verusio, ha annunciato che impugnerà la sentenza, una vicenda che la Conferenza Episcopale Italiana in una nota definisce una pericolosa fuga in avanti di carattere ideologico. Cesare Cavoni. Due uomini si sposano con rito civile a New York nel dicembre 2012, poi pretendono che le leggi italiane riconoscano la loro unione. E il Tribunale di Grosseto, a cui si erano rivolti, accoglie il loro ricorso e ordina che adesso la loro unione dovrà essere registrata nei registri del Comune Toscano. Una decisione che vuole essere storica, ma che di fatto è contro le norme e contro il buonsenso, tant'è che la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio. Il cavallo di Troia con il quale la sentenza entra in un argomento così delicato si basa sul fatto che, secondo i giudici, nel codice civile non è individuato
individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie al matrimonio. A far chiarezza oggi arriva una nota della Conferenza Episcopale Italiana nella quale i vescovi sottolineano come al di là degli aspetti tecnici da approfondire adeguatamente in tutte le sedi competenti sia doveroso sottolineare alcune questioni di fondo. Il risultato di tutto questo è, dice la nota, che rischia di essere travolto uno dei pilastri fondamentali dell'istituto matrimoniale radicato nella nostra tradizione culturale, riconosciuto e garantito nel nostro ordinamento costituzionale. Il matrimonio è infatti l'unione tra un uomo e una donna che in forma pubblica si uniscono stabilmente con un'apertura alla vita e all'educazione dei figli. Il tentativo dunque di negare questa realtà per via giudiziaria rappresenta uno strappo, una pericolosa fuga in avanti di carattere fortemente ideologico. Ideologia che spezza dunque le ali a qualsiasi confronto dialettico sereno su questioni così delicate. Passa alla Camera la riforma della TASI, la nuova tassa sugli immobili, si pagherà in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, evitando così pagamenti preventivi senza avere prima definito le aliquote. Sentiamo Luigi Ferraiuolo. Un'unica rata per pagare la TASI è l'ultima decisione del governo. Il termine finale sarà entro la fine dell'anno, il 16 dicembre. È l'ultima notizia sulla nuova tassa sugli immobili. La TASI potrà essere pagata, oltre che in banca, anche all'ufficio postale. Sono le ultime modifiche alla legge che oggi sarà votata con la fiducia alla Camera. C'è un'unica eccezione possibile sulla doppia rata per la TASI, se i comuni delibereranno scadenze diverse entro il 23 maggio e poi le comunicheranno al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro la fine dello stesso mese di maggio. Un evento ritenuto quest'anno molto difficile, tra le vacanze di Pasqua e le elezioni europee. Diversamente si salderà il conto con una sola rata, evitando pagamenti preventivi senza aver prima definito le aliquote, come è accaduto con i tributi dello scorso anno. Una soluzione molto più giusta anche per i cittadini. La pagina politica, sequestrati i conti bancari per un totale di 49 milioni di euro all'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Maugeri. Intanto oggi al Senato è bagarre sul voto di scambio, mentre a Milano si decide la sorte di Silvio Berlusconi. Il sostituto procuratore generale Antonio Lamanna ha dato parere favorevole alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali dell'ex premier, oggi proprio all'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ed ora vi raccontiamo di una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha permesso di smascherare un'organizzazione camorrista dedita alla pirateria audiovisiva. 16 le persone arrestate e secondo le indagini sono stati evasi diritti SIAE per 156 milioni di euro ed imposte per 96 milioni. Tra i beni sequestrati, oltre a 26 milioni di CD e DVD, anche conti correnti e fondi di investimento, 56 auto e moto di lusso, uno yacht e 71 proprietà immobiliari e terriere per un valore pari a 252 milioni di euro. Continuano gli sbarchi nel porto di Pozzallo, un'altra imbarcazione con oltre 200 migranti è arrivata nel corso della mattinata, di questa mattina, mentre un'altra è attesa per questa sera. Secondo stime sarebbero di 3.000 i migranti salvati nelle ultime 24 ore dalla Marina Militare Italiana insieme alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza, coadiuvati da navi mercantili che transitano nelle zone di avvistamento dei barconi nel canale di Sicilia. E come ci ha accennato all'inizio il nostro Michele Sciancalepore, da Papa Francesco arriva forte un grido contro la tratta degli esseri umani, una piaga, detto Bergoglio, nella carne di Cristo. Pierluigi Vito. È un delitto contro l'umanità. Come sempre, non usa mezzi termini, Francesco. La sua denuncia contro la tratta degli esseri umani è netta. Il Santo Padre si è dedicato a questo per moltissimi anni in Argentina. Lui ci ha trasmesso passione, lucidità e autorevolezza. Quando parla, il mondo ascolta. È effettivamente la figura di riferimento nella battaglia contro la schiavitù, che ha descritto come una ferita nella carne di Cristo. Nel discorso di stamattina ha detto con forza: basta. La conferenza internazionale dedicata alla cooperazione tra la Chiesa Cattolica e le polizie dei vari stati ha vissuto nell'incontro col Pontefice un momento altissimo. Il fatto di trovarci qui per unire i nostri sforzi significa che vogliamo che le strategie e le competenze siano accompagnate e rafforzate
dalla compassione evangelica, dalla prossimità agli uomini e alle donne che sono vittime di questo crimine. Sono proprio le donne, costrette alla prostituzione, le vittime più numerose di questa piaga. È grande l'opera di tante comunità di accoglienza cattoliche, nell'aiutare persone che hanno bisogno di sostegno, ma anche nel sensibilizzare l'attenzione da parte delle istituzioni sulle sofferenze da esse patite. La legge deve aiutare a risolvere i problemi burocratici, quelli per esempio molte si trovano senza identità perché non hanno i documenti o non lo hanno al tempo necessario, no? Questo è molto lento, questa è una delle ferite anche che hanno loro, che il tempo passa e le situazioni non vedono che cambiano. Allora il giornale termina qui, l'appuntamento come sempre per domani dopo il Rosario da Lourdes. Adesso la linea al tempo vola. Arrivederci.